ma praticamente la danno per certa ormai. Guidi ha vinto. Il meteo. La curiosità, la Steve. Curiosità, infatti, volevo dire Avete una certa finito? curiosità. Silenzio. Silenzio. Allora, Carlo Palotti da Bientina. Sì, allora in compagnia del sindaco uscente Dario Carmassi che anche se i dati non sono ancora ufficiali è in larghissimo vantaggio alle sezioni 20, sia alle sezioni qua di Bientina che nelle altre sezioni Allora, del ricordiamo, comune di quattro Bientina. le sezioni sono 6, 4 si trovano Sono 6. all'interno del plesso scolastico nel centro di Pientina, 2 Perfetto. nell'area delle località tra Quattro Strade e Staffoli. Perfetto, ma io faccio anche di più, vi passo direttamente Dario Carmazzi che così lascio al nostro direttore Luca Doni, vai. Pronto, Perfetto. Allora, buonasera, buonasera Luca. buonasera sindaco. Uscente e vedremo se confermato. Da cosa deriva questo entusiasmo, questo insomma sorriso di cui ci ha parlato Carlo Palotti? Beh, diciamo che in questo momento siamo ancora in fase di operazioni di scrutinio, molto avanzate ormai, sono già state fatte tutte le rilevazioni sulle singole liste, stanno arrivando i dati sulle preferenze, il dato è coerente in tutte le sezioni, siamo davanti sia a Bientina che a Santa Colomba Quattro Strade, quindi nelle sezioni della Santa Colomba, periferia sì. delle nostre frazioni. Il vantaggio non è combattuto, non è su pochi numeri, ma è netto su ogni sezione. Quindi, diciamo, sto attendendo con prudenza, naturalmente, consolidamento, ma sono Allora, abbastanza una tranquillo di curiosità, risultato. qual era tra Santa Colomba e Quattro Strade, che uno pensa lì, ricordiamo Corrado Guidi è originario di quell'area lì, la sezione, il luogo dove si poteva pensare a un testa a testa, a cui Dario Carmassi poteva pensare a un testa a testa? Dunque, la sezione numero 6 è quella più legata a Santa Colomba, per cui se uno dovesse andare a vedere i luoghi di origine è quella. In realtà il fenomeno che sta emergendo, e ora sto aspettando i dati per averne la conferma, è che io sono stato premiato con un voto di lista molto netto, mentre pur proporzionalmente minore il voto dei guidi è molto legato ai candidati, per cui questa è una, come dire, è una dinamica che voglio capire meglio, voglio studiare meglio, a caldissimo direi, ha convinto molto il progetto, il nostro progetto, il progetto nel complesso, ha convinto meno quello complessivo di Allora, Corrado. Corrado Guidi si era presentato come lista civica, non voleva essere una vera e propria contrapposizione, ma un'idea diversa, diciamo così, eccetera, eccetera. Secondo Dario Carmassi, l'apparentamento inizialmente un po' dato così come vabbè ci appoggiano, ma a noi non interessa, se ci vogliono appoggiare ci appoggiano. Quando poi abbiamo visto invece un abbraccio vero e proprio con le élite del centrodestra locale. Ti Questo confermo, secondo. presenti anche ai seggi durante le operazioni di scrutinio, anche in questo momento, Ecco. sono qua che assistono alle operazioni. Quindi era proprio quasi un accordo scritto vero e proprio alla fin fine, non era una. Io No, no, che fosse scritto non posso averne idea, questo lo chiaramente. dico io. Sicuramente c'è un accordo, c'è stato un accordo, c'è un accordo pianificato, io non ne conosco i termini, poi gli accordi politici sono tutti legittimi, E chiaramente invece, rientrano a una questione di diciamolo, coerenza. le critiche che erano arrivate da parte di quelle liste a Dario Carmassi, con Dario Carmassi che invece si è presentato con dei dati concreti, dicevo, voi potete dire quello che volete, ma qua a Bientina in questi 5 anni abbiamo fatto questo, sono arrivati tot finanziamenti e lavoreremo affinché si faccia se vengo rieletto. E questo è un po' il leitmotiv della, tra virgolette, campagna elettorale di Carmassi. Esatto. Diciamo, pare non aver sfondato una critica molto generalista sull'assenza del sindaco e diciamo, poca concretezza, pare non aver sfondato, C'è anche un perché dato non che era ci vera, può, era ci, un falsa. dato certo in numeri che ci può dare senza avere problemi di essere smentito in questo momento? No, in questo momento preferisco di no, sinceramente, Luca. Aspettiamo Preferisco ancora un po', vorrei ma essere ancora più preciso il trend sulle e 6 attendere. sezioni fa ben sperare, via, diciamo così. Sì,
Bene. Sì, grazie al sindaco Dario Carmassi. Carlo Palotti che cerca ancora la linea, te lo passo. Sì, grazie. Sì, più che altro perché non so se la domanda è stata fatta perché non sentivo la diretta, ma a Dario Carmassi un tassolino dalle scarpe lo facciamo togliere subito o aspettiamo i dati ufficiali? Cioè? Insomma, la candidatura di Corrado Guidi insomma è arrivata intanto come un fulmine a ciel sereno qui davanti e poi insomma arriva dopo 10 anni in cui Dario Carmassi è stato assessore, capogruppo, insomma delfino lo possiamo chiamare, non usa più dire così, ma insomma sicuramente una creatura anche di Corrado Guidi. Allora io a Dario Carmassi voglio chiedere il ritorno del vecchio leone, se così si può incasellare, non ha pagato. Per rubare una battuta famosa, più che delfino mi posso sentire una trota. Ma no, diciamo, il tema non è levarsi un sassolino dalla scarpa. Io obiettivamente la mossa politica di Guidi non l'ho mai capita, l'ho anche dichiarato in più di un'occasione. E credo che a questo punto si possa dire che l'ha capita anche una parte minoritaria della cittadinanza. Il mio obiettivo adesso è chiaramente di Entina, cioè abbiamo preso finanziamento, abbiamo costruito, mica per una parte, abbiamo fatto per tutti, lo continuiamo a fare per tutti. Politicamente credo che lui avrà da risolvere un piccolo problema, che non è così piccolo, e che arriverà poi il giorno dopo, cioè appena capite le preferenze come si sono delineate, e il problema è che tipo di opposizione fare. Poi un'opposizione civica, un'opposizione con pezzi, come dichiara lui, addirittura di sinistra, o un'opposizione di estrema destra, come se le preferenze si sono girate in una certa maniera è possibile che accada. Credo che avrà un mestiere più difficile del mio da domani. Credo di sì, perché poi parlava appunto di un andamento singolare come voti di preferenza all'interno delle liste, tutto da capire, quindi vediamo un po' come si evolverà la situazione. Carlo? Carlo, ti ripasso Luca. Arrivederci a tutti, buona giornata. Grazie sindaco. Eccoci qua, allora un attimo, restiamo in diretta, un attimo sì. Perché a brevissimo vi porto anche la testimonianza del vice sindaco di Vico Pitano, Andrea Taccola, che è qua presente a supporto di Dario Carmassi, ma che a supporto di Dario Carmassi era già stato anche durante gli ultimi tempi insomma, della campagna elettorale, un po' come tutto il PD. Diciamo che Andrea, se all'inizio qualche titubanza c'era stata, voi non lo potete dire, ma ve lo dico io, ve lo metto in bocca io, che comunque diciamo la linea inizialmente aveva leggermente vacillato, poi insomma uniti tutti e soprattutto dietro anche a Enrico Letta che si è fatto presente, si è palesato anche qua a Bietina proprio per supportare Dario Carmassi, insomma il partito c'è stato, Dario Carmassi è figlio del Partito Democratico e insomma è una vittoria anche del PD. Certo, questa è una vittoria del PD, ma soprattutto anche la vittoria di Dario Carmassi. Dario ha condotto il partito naturalmente dietro, tutta la coalizione dietro, tutti i partiti della coalizione, ma Dario ha condotto, secondo il mio parere, una campagna elettorale molto intelligente. Lo scontro lo ha evitato, non ha tenuto sempre toni eleganti come lui è il suo stile. Sempre al di sopra, a un livello l'asticella ha sempre tenuta certo, non è stato sempre semplice tenere tanti passi no, ma Dario in questo è bravissimo. Dario ha una cultura anche, no? È molto apprezzata da tutti, ha saputo tenere in piedi la coalizione, perché si poteva, diciamoci, che si poteva anche sciogliere la coalizione con un vecchio leone, come l'avete chiamato prima, che ruggiva ancora, però insomma hanno premiato una persona, Bianchi ha premiato il suo sindaco, la persona per bene. Andrea Taccola, voglio anche chiedere cose di presenza, che tu da parte tua tantissima esperienza politica, soprattutto territoriale, con Corrado Guidi, tu hai avuto a che fare anche come sindaco, tu chiaramente l'assessore, sì. Come amministratore locale. Ecco, la tua spiegazione, se l'hai, se ce la puoi dare, una spiegazione intelligente a questo ritorno in campo di Corrado Guidi affiancato dalla destra, non possiamo dire. Certo, affiancato dalla destra. Io non vedevo tanto civismo, ma vedevo molta destra, perché anche le foto sono le tempi. Allora, insieme. Abbiamo il primo dato ufficiale dalla pagina di Eligen, sì, quindi del Ministero dell'Interno, non so quale sezione, una sezione su sei.
Quindi per Bientina, Dario Carmassi, 68,34%. Certo, sì, sì, ma qui ormai siamo già dateci anche voi se ce li avete questi siamo dati. Siamo già avanti, sì. Dateli. Ma siamo già avanti perché le quattro sezioni bientinesi sono tutte appannaggio di Dario Carmassi. E allora scusa Carlo, è inutile tenerle in stand-by, dai questi dati. No, i dati non li abbiamo ufficiali perché sono quelli pescati dallo sfoglio. Allora io l'ho detto, ufficiale c'è una sezione che è arrivata adesso. Uniti per Bientina. Certo, la prima sezione ufficiale dal Ministero degli Interni. Bientina del Cuore 27,86, Italexit 3,81. Così andiamo anche in chiusura dell'intervento dell'amico Andrea Taccola. Un po' visto che ci hai ascoltato prima, no? In compagnia di Alessandra Nardini, vorrei chiederti questo. Insomma, il ritorno del vecchio leone non ha pagato anche da un punto di vista di percentuali, perché se la sezione, che probabilmente insomma fa un po' da apripista a quel che sarà il dato generale, porta Dario Carmassi intorno al 60-70%, perché 68 è più per cento, insomma. 7 elettori su 10 hanno votato Dario Carmassi, confermando sempre, no, quelle percentuali molto alte che ha il centro-sinistra qua a Bientina. No, senza dubbio è stata premiata la coerenza. La coerenza qua ha vinto la coerenza, il trasformismo non è passato. E questo è il dato più importante, secondo me, di questa tornata elettorale. E ora Dario avrà l'impegno di governare il settore del secondo mandato Bientina, lo farà bene come l'aveva fatto fino ad oggi, e noi siamo comune limitrofo, abbiamo presentato alcuni progetti per finanziamento interno, abbiamo preso 1,7 milioni noi, sembra 1,4 milioni lui per la Torre Civica, abbiamo presentato insieme, l'avevo scritto anche su Facebook in questi giorni, dei progetti per l'impiantistica sportiva, per cui ecco, siamo in sintonia, si lavora insieme, in armonia e in sinergia, però ha vinto veramente la coerenza oggi a Bientina. Sì, e io aggiungo anche questo, perché insomma il macro dato in provincia di Pisa è molto netto, almeno dal 2018 a questa parte, insomma, quando si va alle elezioni amministrative qua in provincia di Pisa, cioè tu sinistra vince sempre, e non è una cosa che viene detta a caso, ma è proprio vince sempre, non c'è stata un'occasione, una che sia una da diversi anni a questa parte, in cui un'amministrazione, cioè diciamo un candidato che non fosse del centro-sinistra, lo portasse a casa la vittoria. Mi sembra, no, Veruta? Sì, sì, no, questo è chiaro. No, guardavo il dato su Rignano sull'Arno. Rignano sull'Arno è a casa di Renzi, avrà vinto Italia Viva, immagino là. Vabbè, no? Una piccola curiosità in questo momento. Rignano perché sull'Arno è a casa di Italia Viva, in molti comuni italiani, da Genova altre parti non ricordo, appoggia il centrodestra. Sì, oltretutto sì, qua a Bientina no, Italia Viva ha appoggiato ufficialmente, sì, ufficialmente. A pochissimi giorni dalle elezioni, 2-3 giorni prima delle elezioni. Allora, per adesso, non essendoci ulteriori aggiornamenti, ulteriori dati, sì, ci fermiamo qua. Il dato, sì, di quella sezione ufficiale che è arrivata dà chiaramente un grosso vantaggio a Dario Carmassi rispetto a Corrado Guidi, che assomma un po' di voti personali o di candidati della sua lista e i voti. Io ricordo alle ultime elezioni del 2017 il centrodestra prese poco più del 17%, e quindi con il 27% della lista di Corrado Guidi siamo sempre lì in linea, non è andato oltre Bientina del Cuore. Non è andato oltre, forse qualcosa ha spostato, e lo ha spostato anche perché insomma il peso era di quelli massimi, insomma, molto poco. Ha spostato poco, qualcosa ha spostato, però insomma la vittoria, e lo possiamo dire anche se non è ufficiale, è assolutamente netta per Dario Carmassi qua a Bientina, che è confermato sindaco per altri 5 anni. Allora noi lo diamo per ufficiale, ma noi aspettiamo l'ufficialità. Rientriamo in studio, ci sentiamo tra poco. Perfetto, ci sentiamo più avanti. Io comunque invito tutti i nostri radioascoltatori, lettori, a seguire Cash Notizie, e cercheremo di dare anche aggiornamenti live sul nostro sito di informazione online. Ciao a tutti, a più tardi. Ciao, grazie.